Risale poi insieme a Virgilio lungo le rocce fino al ponte che sovrasta l'ottava bolgia. Qui brillano nell'oscurità numerose fiammelle, simili a lucciole. Virgilio spiega che ognuna di esse ospita un peccatore. I dannati vengono ora nascosti dalle fiamme, così come in vita ordirono nascostamente le loro frodi. Quando parlano, le fiammelle si agitano come lingue, essendo la lingua l'organo col quale si costruiscono gli inganni. In questa metafora si nasconde il contrappasso della loro pena. Dante, ansioso di entrare in contatto con uno di loro, si sporge appoggiandosi ad una roccia. Notando una fiamma divisa in due, chiede a Virgilio chiarimenti e viene a sapere che al suo interno vengono punite due anime, quelle di Ulisse e di Diomede, che peccarono congiuntamente ordendo la frode del cavallo di Troia. In questo caso, un grande dell'antichità, che avrebbe potuto ambire a far parte degli spiriti magni del limbo, viene sprofondato da Dante in malevolge. Ulisse non sconta soltanto il peccato della frode, quanto la più pericolosa tendenza a sfidare orgogliosamente la grazia divina, basandosi sulle limitate forze della ragione umana. Sollecitato da Dante, Virgilio chiama le due anime. La punta maggiore della fiamma biforcuta prende la parola e rivela con il suo racconto di contenere lo spirito di Ulisse. La voce riepiloga rapidamente le imprese già note nell'età classica, che Dante doveva conoscere non tanto attraverso una diretta lettura dell'Odissea, quanto dalla grande fama sopravvissuta nel Medioevo. La curiosità del poeta si concentra sulle ignote modalità della morte del grande eroe. Ulisse confessa di essere stato di nuovo travolto dall'ardore di conoscere il mondo e l'umanità, e di avere quindi abbandonato ancora Itaca e la moglie fedele per intraprendere un viaggio ai confini del mondo. Attraversato il Mediterraneo e le colonne d'Ercole, esortò i suoi compagni a sostenerlo nell'esplorazione dell'emisfero australe, ritenuto allora disabitato, appellandosi al desiderio umano di conoscenza. Virò quindi verso sud, guidato dagli astri, e dopo 5 mesi avvistò una montagna altissima, il Monte del Purgatorio. Giunto in vista della terra agognata, Ulisse venne punito dalla volontà divina, che con una tempesta capovolse e affondò la nave. Infin che il mar fu sovra noi rinchiuso.